ricordo alle medie. Stavo da solo, avevo pochi amici. Il pomeriggio per svago facevo un giro in bici. Stavo nel mio, non facevo caso agli altri. Però se penso a certi istanti son pesanti. Tornare a casa mi faceva stare meglio. Però quando tornavo a scuola stavo peggio. La mia famiglia era il mio unico rimedio per stare bene dentro a quest'inferno, yeah. Non ero attento e stavo sempre con la testa altrove. Mi addormentavo sempre, non seguivo la lezione. Però mia madre lo sapeva che non stavo attento, ma non sapeva che in realtà io stavo male dentro. Volevo solamente piangere e sfogarmi con qualcuno, ma in quel momento lì al mio fianco non c'era nessuno. E quindi vaffanculo, rimanevo a digiuno. Quel periodo lo sentivo, era un periodo buio. Ma io non ce la facevo più, non volevo andare a scuola, mi sentivo giù. Ma non ci penso più, adesso una vita normale, mi sento più cool. E senti quel che dico, nella vita basta avere solamente un amico che non ti punti il dito e che ti sappia fare stare bene con un sorriso. Wow, la gente se ne frega di quello che provi. E questa cosa qua succede da generazioni. Siamo fasulli, siamo cani randagi, alla ricerca del consenso degli altri. Nella mia classe ero quello preso di mira. Forse lì ho passato gli anni più brutti della mia vita. Sono stato minacciato, umiliato davanti a tutti quanti. Da marocchino alto un cazzo voleva spaventarmi. Ne avevo 12, lui 17, stavo lì. Tutto impaurito ad ogni cosa rispondevo sì. In quel momento un genitore mi ha aiutato. Apprezzo il gesto ma non è servito un cazzo. Tornato a casa sono corso in stanza. Avevo la testa calda ed un sorriso falso in faccia. Volevo credere che questo non fosse reale. E fino ad oggi non sono riuscito a realizzare che in fondo stavo male. Non mi apprezzavo ed ero il classico ragazzo che non si sentiva amato. Era un periodo un po' del cazzo e mandavo tutto a rogo. Ma dovevo uscirne solo, vincitore sopra un podio. Ma io non ce la facevo più, non volevo andare a scuola, mi sentivo giù. Ma non ci penso più, adesso una vita normale, mi sento più cool. E senti quel che dico, nella vita basta avere solamente un amico che non ti punti il dito e che ti sappia fare stare bene con un sorriso. Wow.